scambio di auguri in Consiglio regionale. In auditorium Giovanni Spadolini a Palazzo del Pegaso, i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta Antonio Mazzeo ed Eugenio Gianni si sono rivolti all'intera Toscana. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con 24 voti a favore e 14 contrari, chiudendo così la discussione e le votazioni sul pacchetto della manovra finanziaria della Regione Toscana. In auditorium Giovanni Spadolini a Palazzo del Pegaso, di fronte ad autorità civili, militari e religiose, insieme a dipendenti e rappresentanti della società, si è svolto martedì 21 dicembre il tradizionale scambio di auguri di buone feste con i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale Antonio Mazzeo ed Eugenio Gianni, che non ha mancato di soffermarsi anche sull'emergenza sanitaria. I migliori auguri per il 2022 a tutti i cittadini della Toscana, a tutti coloro che vivono come comunità quello che è una delle regioni più attrattive, più belle, più ricercate del mondo. Abbiamo di fronte un'emergenza che è l'emergenza sanitaria che sempre più viviamo come contrasto attraverso la vaccinazione e a loro dico che siamo orgogliosi che attraverso gli interventi che come pubblico abbiamo fatto per organizzare attraverso il nostro sistema sanitario la vaccinazione, arrivando a circa 7 milioni di vaccinazioni nell'arco del 2021. In realtà la Toscana si presenta come la più vaccinata d'Italia, perché la nostra copertura vaccinale è ormai dell'84%, più di 1.100.000 abitanti. Il mio è un auspicio che il governo si renda conto di questo sforzo e preveda le risorse perché i nostri hub, i nostri operatori siano il più possibile presenti operativi senza costringerci a dover pensare a dove troviamo i soldi per poter tenere in piedi quello che è il sistema sanitario regionale, che è quello che al di là di tutto quello che possiamo pensare o parlare o esprimere, ma nei fatti è il sistema attraverso cui si sono fatte le vaccinazioni e si è dato risposta a quello che è una struttura, quella sanitaria della Toscana, che è veramente posta come un esempio. Che sia un inizio d'anno diverso da quello che si è appena concluso, un anno di speranza, un anno vero di ripartenza. Abbiamo vissuto mesi difficili, ma consentitemi di dire che sono orgoglioso dei nostri medici, del personale sanitario, per tutto il lavoro che hanno svolto in questi mesi, ma anche dei cittadini toscani che hanno creduto nella scienza e nei vaccini. È chiaro, ora è il tempo di ripartire provando a mantenere un po' di quelle regole che in questo periodo ci hanno accompagnato e non è semplice, lo capiamo, però viviamo questi giorni rispettando queste regole vicino alle nostre famiglie, a chi vogliamo bene e guardiamo speranza e ottimismo al futuro. Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale mercoledì 22 dicembre il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Toscana, dopo una lunga discussione iniziata martedì. Tra gli impegni di spesa previsti, l'assegnazione di 70 milioni alla tranvia di Firenze, 80 milioni per la difesa del suolo, 40 per la cultura, 60 per la sanità. Un bilancio che, se lo dobbiamo definire in poche espressioni, è nella sua parte corrente un bilancio sobrio, perché è il momento di non esagerare nelle spese, ma invece di mantenere un contenimento, non tagli, ma sobrio, e contemporaneamente che guarda nella parte degli investimenti al futuro con forte capacità di investimenti. Sobrio nella parte corrente, dove abbiamo rimesso un po' tutte le poste sui disabili, su quello che è la socialità e quindi le persone meno abbienti, sulla possibilità di guardare anche a quello che sono voci di spesa che in qualche modo rendano l'uscita dalla crisi pandemica con il gruppo, tutti insieme, e non creando e accentuando le disparità. Ma contemporaneamente è un bilancio con investimenti molto consistenti. La Regione ha voluto dotarsi di un bilancio per affrontare quelle importanti sfide che l'attendono nel 2022. Da una parte i fondi del PNRR e dall'altra l'apertura del nuovo ciclo di programmazione comunitario 2021-2027.
occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo. Un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse, ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana. Da una parte le politiche giovanili e lo sport, dall'altro il tema dei trasporti, del diritto alla mobilità, fino ad arrivare all'ambiente. Tutti i settori che assieme alla cultura escono da questa manovra finanziaria con un incremento notevole di risorse. L'auspicio è che con le risorse che arriveranno nel 2022 e le importanti tappe che caratterizzeranno la revisione dei conti anche nella nostra regione, si possa dare una risposta efficace in tutti i settori di intervento dell'azione di governo della Regione Toscana. Un bilancio 2022 della Regione Toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta, Partito Democratico Italia Viva insieme al proprio governatore Giani, danno una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale, abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata, è la nostra battaglia, addizionale IRPEF e bollo auto non sono state aumentate, per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi, si trovano le risorse per la cultura, per lo sport, per le infrastrutture, pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti, si guarda verso il futuro, se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria per arrivare a fare interventi a favore dei comuni, sui teatri, sulle scuole, pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi, un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte perché soprattutto si approva un bilancio, ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta, unita, e sarà un anno importante per quanto riguarda la regione toscana. Noi naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario, tanto nel metodo quanto nel merito. Un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio, in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento. Di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso, diciamo, le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì, è vero, ha delle difficoltà, difficoltà ben note, i fondi europei che ancora devono arrivare, minori entrate per 160 milioni, però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più, quantomeno sotto il profilo della programmazione. In realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono anche di fronte appunto a questo famoso maxi emendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre, ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario che appunto è la vera partita che poi dovremo giocarci nei prossimi mesi. Un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire, penso una su tutte, il porto di Livorno. Il presidente Giani ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Darsena Europa, ma i soldi per Darsena Europa vengono spostati dal 2022 al 2023. Il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, invece che quest'anno, il prossimo anno. Le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili. Ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviati addirittura al 2024. Quindi è un bilancio nettamente insufficiente, che lascia sì spazi di discussione, che lascia sì spazi di modifica in corso d'opera, ma ad oggi ci sono tanti impegni e pochissimi investimenti concreti e reali scritti nero su bianco. Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio, un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza.
Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo, lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle sagre, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge Mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. Questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Ecco, è un bilancio che non ha non solo una logica, ma è un bilancio senza visione. I bilanci non sono fatti soltanto di numeri, ma sono fatti anche e soprattutto di strategie. Questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana e ancora una volta a pagarne le spese saranno le famiglie toscane e le imprese toscane. Sicuramente sarebbe ingiusto attribuire totalmente le responsabilità di alcuni squilibri finanziari a una cattiva amministrazione e gestione economica da parte della Giunta, ma ci sono degli aspetti che assolutamente non si possono tacere. In primis che questi documenti sono colpevolmente arrivati estremamente in ritardo, e questo non lo hanno detto soltanto le opposizioni, l'Aula, ma persino il Consiglio delle Autonomie Locali, quindi le province e i comuni, che si sono visti consegnare tardi la documentazione per analizzare quelli che sarebbero stati i documenti relativi alle attività che avrebbero potuto fare nell'anno seguente. Ed è stata coniata dal Presidente Gianni un'espressione che, per quanto possa apparire colorita, è preoccupante da un altro punto di vista. Il bilancio in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo, pensiamo alla sanità ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico, pensiamo ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500.000 euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente che solo all'ultimo sono stati ripresi.